di Laura, nonostante gli avessi consigliato di non farlo per il semplice motivo che quella donna è recuperabile e che a mio parere gli avrebbe causato un'infinità di problemi. È quello che gli avevo detto anch'io. Laura è diventata una persona pericolosa, nuoce, a se stessa e agli altri. Sì, d'altronde la stessa Vittoria trova comprensibile l'atteggiamento di Lorenzo. Secondo lei è giusto che un figlio si preoccupi della propria madre? Il fatto è che la madre non si è mai preoccupata per lui. Non gli ha mai dato affetto. Per Lorenzo è come un'estranea. Beh, io credo che Vittoria parli in questo modo perché questa situazione le ricorda l'angoscia della sua vita. Anche lei è sempre vissuta lontano da quella figlia che ha abbandonato e ora il suo desiderio più grande è quello di riabilitarsi nei suoi confronti e conquistare il suo amore. No, è diverso. Anche se riconosco che il caso può forse sembrare molto simile. Bene. Sarà meglio andare. Non vorrei che di me si dicesse che sono inopportuno. Ho paura che da un momento all'altro arrivi qualcuno e tu sai chi e mi butti fuori. Dimenticavo, a questo proposito, c'è un'altra cosa che dovrei dirti. Dimmi. Ebbene, ieri quando sono stato a casa di Vittoria, l'ho informata che una volta definita la faccenda del divorzio e sistemato tutte le vostre cose, tu avresti dato inizio ai preparativi per sposare Angelica. Ma dico, perché gliel'hai detto? Me lo spieghi? Ma scusa, perché non avrei dovuto dirglielo? Non mi risulta che fosse un segreto. Non fa niente. Tanto prima o poi l'avrebbe saputo. Beh, è quello che ho pensato anch'io. E poi, tra le altre cose, sinceramente, credevo che lei fosse già al corrente dei tuoi progetti. E adesso più di prima vorrà separarsi da me. Beh sì, questo è possibile. Ora devo andare, ciao. Ciao, ci vediamo. Ci ha ringraziato il cielo, finalmente, avevo perso le speranze. Pareva che non si dovesse mai decidere. Non vedevo l'ora che se ne andasse. Vieni qui, amore mio adorato. Ero impaziente di tenerti stretto così dalle mie braccia. Il pensiero di restare sola con te mi fa impazzire dalla felicità. Ci aspetta una magnifica serata. Oh, mio Dio, chi sarà adesso quest'altro scocciatore? Ci mancava anche questo. Quanta fortuna. Nulla rovinerà la nostra serata. Pronto? C'è Alfredo, per favore. È tua moglie. Vittoria? No. No, stai scherzando, non è possibile. Non sto scherzando, ti dico che è lei. E ha chiesto di te. Pronto? Volevo sapere se puoi venire qui. Come? Domattina Lily verrà dimessa dall'ospedale. E credo che forse sarebbe meglio che andassimo insieme a prenderla. È per questo che ti prego, almeno per questa notte, di tornare a dormire a casa. Sì. Sì. Certamente. Allora, a presto. Ti ringrazio. Bella faccia tosta a chiamare qui. Non capisco. È così strano. Beh, allora, che cosa voleva? Mi ha chiesto se per questa notte torno a casa a dormire là. Insomma, perdonami, Angelica, ma ora vestiti che ti accompagno a casa tua. Come?
Ma Alfredo, stai scherzando, vero? Lo faccio per mia figlia. Domani la dimetteranno.